Il 2022 è stato un anno d'oro per lo Short-Sea, sono state aperte diverse linee. Insomma, una domanda che prelude alla successiva, il 2023? Abbiamo tanti progetti in cantiere. Allora, premesso che è stato un anno importante per tutto il gruppo, nonostante il momento sia così complesso in termini di recessione, di inflazione, incremento di costi energetici, quindi sicuramente è stato un anno estremamente complesso e difficile. Devo dire che anche in questa occasione il gruppo ha dato una grande prova di solidità, grazie a un board di grandissima qualità, grazie a un impegno sviluppato, una visione che c'è stata nel tempo, e questo ha permesso, insomma, di consolidare diverse servizi, linee e a grandi investimenti fatti nel tempo con queste grandi navi e queste economie di scala che possono fare, oltre alle batterie litio, oltre alle grandi innovazioni tecnologiche. Siamo molto orgogliosi di avere un dipartimento, forse siamo stati i primi ad avere un dipartimento totalmente dedicato all'efficienza energetica, alla riduzione delle emissioni, tutto questo legato, quindi un'ottima capacità di tenere a mente la riduzione delle emissioni con la capacità di fare un'efficienza da un punto di vista quindi economica e ambientale. Sfide nuove, nuove linee, progetti che stanno per prendere vita su diverse tracce nel Mediterraneo in particolare. Abbiamo anche iniziato diverse linee nel Far East, quindi siamo anche molto orgogliosi di essere operatori globali a tutto tondo, quindi finalmente diciamo che su tutti gli oceani, tutti i continenti navigano le navi del gruppo Grimaldi. Ecco, in Italia si parla tanto di infrastrutture, di PNRR, però insomma le autostrade del mare sono diventate sempre di più un'infrastruttura immateriale che è già realtà. Questo è un tema che abbiamo affrontato tanto negli ultimi mesi. Io sono assolutamente dell'idea che possiamo avere le navi più avanzate tecnologicamente, quindi più all'avanguardia, ma è molto importante avere delle infrastrutture alla portata, perché comunque le navi di queste dimensioni, di queste capacità così, abbiamo detto, avanzate, devono avere anche delle infrastrutture e dei porti all'avanguardia che possano riceverle. Quindi sicuramente siamo fiduciosi che il nuovo governo che si sta delineando proprio in questi giorni poi possa tenere in debita considerazione che l'80-90% di tutti gli scambi del mondo avvengono attraverso il mare, via mare. Quindi è molto importante avere delle infrastrutture adeguate e che si faccia un lavoro, il nuovo governo, il nuovo ministero tenga in debita considerazione che bisogna creare uno sviluppo a tutto tondo. Quindi gli imprenditori ci sono, abbiamo, la storia dice che abbiamo armatori importanti in Italia, a partire dal mio prozio Achille Lauro, oggi il nostro gruppo, sempre con navi, ripeto, di ultimissima generazione, grandi armatori. In Campania, insomma, proprio c'è una storia, no? di armatori di successo. Avere delle infrastrutture che permettano di ricevere queste navi, avere delle infrastrutture che non permettono colli di bottiglia è l'ultimo tassello di un puzzle per dare un servizio sempre più efficiente e soprattutto per ridurre anche il costo in questo momento così complesso ai consumatori finali.